Questa volta il Papa ha pienamente ragione, ha detto che l'aborto è una uccisione di un essere umano realizzato da sicari. I medici che si prestano all'aborto sono sicari. Sono parole rette e vere. E guardate, l'aborto, come io ho spiegato altre volte, è anche un atto codardo, perché è un atto contro un essere che non si può difendere. È una uccisione di un essere umano innocente che non si può difendere. Capite? Quindi è, ripeto, anche un atto codardo. E la nostra risposta a tutte queste persone che parlano di qua e di là deve essere innanzitutto mettere davanti a loro le immagini reali dell'aborto. Ecco, basta andare su internet, su siti che sono favore della vita e si vede come i bambini abortiti vengono massacrati, fatti a pezzi, una cosa aberrante. Quindi questi signori che criticano il Papa hanno la risposta già in queste immagini chiarissime, che mostrano la gravissima immoralità dell'aborto. E poi ci sono anche i video, ci sono i video anche di uomini come appunto ginecologi, mi pare uno di loro che morì era Bernard Nathanson, che appunto era prima abortista, medico abortista, e poi appunto si convertì capendo il grave male dell'aborto. Quindi ci sono video anche di questi medici che addirittura in alcuni casi parlano chiaramente di cosa è realmente un aborto e delle pratiche aberranti che vengono fatte proprio per massacrare il piccolo corpo dell'essere umano nel grembo della madre. E sottolineo nel grembo della madre. Ecco. Quindi Papa Francesco ha detto delle cose molto forti, molto vere, e per questo appunto sappiamo, come dice Sant'Antonio di Padova, che la verità produce l'odio, produce l'odio di coloro che non la accolgono e che vanno nettamente contro di essa. Concludo facendo notare prima di tutto che il fatto che esistano leggi a favore dell'aborto non significa che queste leggi siano giuste e tantomeno significa che debbano essere obbedite. Una legge ingiusta non va obbedita perché appunto altrimenti ritorniamo alla morale nazista. Abbiamo sentito tante volte questi gerarchi nazisti che dicevano: ma sì, io ho fatto questo, quell'altro, cose gravissime, ma l'ho fatto per obbedire, quindi per appunto sottomettermi alla legge. Bene, la legge ingiusta non obbliga, anzi appunto impegna alla disobbedienza, chiaramente, nei confronti di essa. Voglio aggiungere anche che col fatto che parlano questi signori a favore dell'aborto, essi compiono un atto di contraddizione, come si dice, in actu exercito. Perché? Perché loro possono parlare perché non sono stati abortiti. Se fossero stati abortiti, non potrebbero neppure parlare. Quindi vedete, col fatto che parlano, loro confutano precisamente l'aborto. Perché, ripeto, ovviamente con l'aborto si muore e quindi non c'è più discussione. Loro possono parlare perché non sono stati abortiti e nonostante questo vanno a favore dell'aborto. Questa è una chiara contraddizione perché loro appunto fanno valere la vita,
ma proprio per appunto negarla con l'aborto. E voglio aggiungere alcune cose molto importanti che dobbiamo sempre ripetere. Noi cattolici ribadiamo questa che è una verità che viene da Dio. E vedete, il Signore ci ha detto che noi dobbiamo vivere questa, secondo queste verità, per il nostro bene. Chi vuole calpestare la legge santa di Dio non è che rimane così, senza nessuna punizione. Ci sarà la punizione per loro. Questi signori pensano di essere forti perché appunto lo Stato li sostiene in questo male, ma in realtà sono debolissimi. Si ricordino che sono nelle mani di Dio e loro, proprio sostenendolo all'aborto, vanno in chiara opposizione a Dio, che sappiamo giustamente ha detto e chiaramente ha detto che c'è una giusta punizione proprio per chi vuole contrastare, e soprattutto per chi vuole contrastare in modo molto grave la sua legge santissima, che protegge tutti, soprattutto i più piccoli. Vedete, Gesù nel Vangelo dice chiaramente: quello che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, lo avete fatto a me. Questi atti che si fanno contro i piccoli esseri umani innocenti che non si possono difendere, sono fatti contro Cristo e quindi contro Dio. L'aborto è un atto diabolico, di radicale opposizione a Dio. Questa è la realtà, cari fratelli, è una realtà drammatica, ma noi dobbiamo appunto dire, e lo dobbiamo dire non soltanto per il bene degli esseri, dei piccoli esseri umani innocenti che vengono smembrati, fatti appunto a pezzi con l'aborto, ma lo dobbiamo dire anche per queste persone che fanno loro stesse il male, uccidendo questi piccoli esseri umani, facendosi sicari, come dice il Papa, ovviamente uccidendo piccoli esseri umani. Ecco, fare l'aborto, praticare l'aborto, vi attira terribili castighi divini, cari fratelli. Sappiatelo. Adesso potete fare i forti, potete, come succede tante volte, attaccarci, farci del male, uccidere anche i piccoli esseri umani con l'aborto, perché, vedete, le leggi ve lo permettono, ma arriverà il momento in cui Dio farà giustizia e punirà severamente chi compie questi atti aberranti, cioè appunto l'aborto. Appunto sappiamo che quando uno fa queste cose gravissime, con piena avvertenza e deliberato consenso, questo è un atto gravissimo a livello immorale, a livello morale, è un atto immorale gravissimo. E sappiamo anche che questi atti meritano per sé la dannazione eterna. Cari fratelli, Dio esiste, esiste anche l'inferno. E appunto qualcuno dice: non ci credo, vedrai quando il Signore appunto punirà e ti punirà per il male che fai, allora vedrai che queste mie parole, che poi sono la parola della Bibbia, è vera, è vera. Bene, preghiamo per la conversione di queste persone che continuano a sostenere l'aborto in varia forma, in vario modo. E voglio aggiungere che qualcuno addirittura dice che praticando l'aborto evitano gli aborti clandestini. Bene, innanzitutto non si deve fare un male per evitare un altro male. L'aborto è sempre assolutamente a livello morale vietato.
ma poi anche l'aborto clandestino è vietato. Quindi non è che uno può dire faccio l'aborto per evitare gli aborti clandestini. Con l'aborto tu ammazzi un essere umano, quindi è un atto gravissimo. Un atto gravissimo che tu non devi fare. E appunto non devi fare l'aborto e devi appunto lottare perché non si facciano aborti clandestini e perché i bambini possano essere sani e salvi nei grembi delle loro madri. Questo è quello che vuole Dio, cari fratelli. Questa è la via stretta della verità e la via stretta che porta alla salvezza eterna. È la via sulla quale Dio vi benedirà. Volete continuare a fare gli aborti? Sappiate che la maledizione di Dio pende su di voi. Ripeto, quando si fanno i peccati gravi, come questo, no? Con piena avvertenza, deliberato consenso, appunto ci si attira addosso la maledizione di Dio, che poi arriva, cari fratelli, Dio di certo non vi benedice. Arrivano poi, arriveranno le terribili punizioni divine. Vedete, nella Bibbia ci sono tanti casi e nella storia se ne potrebbero trovare tantissimi di casi. Preghiamo appunto che queste persone si convertano e la smettano di sostenere un crimine così grave, terribile, che è appunto l'aborto.